Straordinario protagonista, no? Cupone Massimo questa sera al Menti, perché primo tempo hai preso le spalle a Mignanelli sull'assist di Milani, hai regalato quello che a me piace chiamare un cioccolatino gustoso a Lescano che ha dovuto solo appoggiare in rete, poi Milani l'assist l'ha fatto a te e di petto hai firmato il gol da 3 punti. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti, sì, sono contentissimo per la prestazione che abbiamo fatto. In un campo difficile, siamo andati sotto subito, non era facile reagire, sono contento sia per l'assist e sia per il gol della vittoria. Tra l'altro hai sicuramente visto cosa è successo ad Avellino, dove il Catanzaro era avanti 2-0 dopo 9 minuti, poi 2-2, poi rigore sbagliato al 96esimo, a conti fatti 2 punti guadagnati. Puntate al primo posto? No, sinceramente neanche lo sapevamo tra primo e secondo tempo cosa accadeva negli altri campi, perché siamo veramente concentrati a noi e siamo tanto concentrati per far bene partita dopo partita. Loro stanno facendo bene, noi stiamo facendo bene, e chi riesce ad andare più avanti, diciamo che è importante continuare a far bene e poi si vedrà. Se Luca Mora è un dottore perché è laureato in filosofia, quest'anno a Pescara stiamo scoprendo il mood di Luigi Cuppone, cioè correre di più al 90esimo che non all'inizio. Qual è il tuo segreto? No, come ho sempre detto, mi piace tanto aiutare la squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. È il mio modo di giocare e spero di aiutare sempre la squadra. Quello di questa sera è il gol numero? 4. E assist? 3. 4 gol e 3 assist, va bene per il momento? Sì, no, sono contento, devo migliorare ancora, ho tanta voglia di migliorare ancora e spero di continuare così. Ma Lescano cosa ti pagherà per quel pallone che gli hai messo nel primo tempo? Ci paghiamo qualche cena a vicenda. Una domanda anche per Gigi Cuppone, prima di salutarlo, un attimino Massimo, ok, ora vi ascolta. No, a me verrebbe da dire solo questo, la domanda la faccio fare a Fabio, bisogna sparargli a Cuppone quando... per fermarlo, però questa è solo una battuta. No, Fabio. Una domanda, più che altro una considerazione, quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, che tu e Lescano avete un grandissimo feeling, io penso che voi siete anche amici fuori dal campo, perché si vede proprio che... vi cercate, vi trovate, vi abbracciate sempre dopo i gol. Correggimi se sbaglio. Sì, speriamo che non mi sparano, così continuo a correre. Però sì, no, siamo veramente un bel gruppo, con Facundo siamo tanto amici, siamo di Lecce tutti e due. Beh, lui è argentino, però diciamo che lui dice che è di Lecce, quindi siamo di Lecce tutti e due. E ci piace passarci la palla e dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare a lavorare bene e fare bene. Ma l'ultima, e ti salutiamo, ti era uscito il dito della mano la partita scorsa? No, si era solo rotta una vena, si era tanto gonfiato la come mano. Se nulla fosse come, in campo. Come se nulla fosse, no, vabbè. Chiunque avrebbe chiesto la sostituzione. No, diciamo che mi piace tanto stringere i denti e, come ho detto, aiutare la squadra, quindi il mio mestiere è questo e cerco di farlo al massimo.